la miura, il suono, il modo in cui entra, in parte in curva, non come esce, perché qui quando esci se vai veramente. Però mi ricordo la miura, anche il cambio tipico della miura, insomma. Sì, nel 2016 io non so bene che cosa, se sono stato così colpito da un qualche morbo presenile o che cosa, mi è venuto in mente di fare la macchina. Qui io ho voluto fare una vettura che fosse una vettura ultimativa per chi ha ancora la voglia, la sensibilità di guidare una vettura con un cambio manuale a innesti frontali, con un impianto frenante senza ABS, quindi soltanto con ripartitore di frenata, ovviamente un impianto racing, una vettura che sta sotto i 12 quintali, che sta sopra i 550 cavalli di potenza e che non ha nessun ausilio né rev matching, quindi devi fare tu heel and toe, non ha controllo di trazione, ha una scatola guida che comunque deriva dalle GT2, quindi una vettura anche alquanto fisica. L'obiettivo oggi era quello di vedere un tempo, perché fondamentalmente è uno shakedown della vettura quello di oggi. Sono contento. Come hai visto, mi ha fatto 59,5 qui all'autodromo di Modena e sì, non mi aspettavo che potessimo scendere sotto al minuto. Facile. Oltretutto con me, che ho 52 anni, che non corro in macchina dal 2007 e quindi sì, ritengo sia grande merito della vettura. Cioè, l'impressione prima è molto positiva. È ovvio che sai, anche lì bisogna andare a cercare adesso l'infine, insomma il punto proprio più delicato, più ottimale. Abbiamo dimostrato che senza cambi elettroattuati, senza ABS, senza controllo di trazione, senza elettrificazioni varie, assistenze, siamo in condizione di girare praticamente negli stessi tempi, con la differenza che qui, quando tu freni, devi essere in condizione di non bloccare le ruote, quando scali devi essere in condizione di non bloccare il posteriore, quando inserisci la vettura la inserisci comunque con
quell'attenzione dovuta al rilascio della frizione, e quando sei a centro curva che vai sull'acceleratore ovviamente non hai il controllo di trazione. Tutto questo significa che una persona di esperienza e normali capacità può essere in condizioni, con una vettura interamente analogica, di eguagliare i tempi delle vetture che oggi sono assistite da tutta l'elettronica possibile. Io sento questi motori anche da corsa che mi ricordano un po' di suoni gutturali della foresta, più che le urla dei 12 cilindri aspirati. A me un 12 aspirato con un cambio a innesti frontali, con dei freni d'acciaio, secondo me potrebbe riparametrare un po' di valori nelle competizioni. E sai, oggi con le vetture moderne si frena con il piede sinistro mettendo tutta la forza che hai, tanto c'è l'ABS che ti aiuta, dopodiché una volta che hai frenato acceleri per uscire dalla curva, tanto hai il controllo di trazione che ti aiuta. Quindi se freni avanti e acceleri presto hai risolto il tuo problema, ma sembra semplice, ma lo è effettivamente. Poi ovviamente anche in questo, come in tutte le cose, ci sono quelli più capaci e quelli meno capaci, ma la differenza tra uno molto capace e uno relativamente meno capace con le vetture moderne ovviamente è molto meno percepibile rispetto a una vettura di questo tipo, perché qua se non sei capace non parti o bruci la frizione. Una volta che sei partito fai pattinare le gomme se non sei in condizioni di. Nel momento in cui vai a scalare, se non fai il puntattacco fatto nel modo giusto, si blocca il retrotreno. E se vai sui freni senza l'attenzione dovuta e usando il ripartitore nel modo dovuto, o blocchi il davanti o blocchi il di dietro. Quindi riuscire a fare gli stessi tempi con una vettura di questo tipo vuol dire che è possibile. L'abbiamo dimostrato stamattina. Ma ragazzi, provare questo tipo di macchine così, natura, dà sempre una certa emozione, sai, queste macchine super moderne con questi paddle shift, con tutto sta elettroniche. Qui uno si sente il governatore, qui ci sentiamo governatori della situazione, insomma, gli sbagli li facciamo noi e recuperiamo noi, insomma, in caso. Non c'è, sei tu il limite. Cioè, sulle vetture che sono oggi strutturate, sono vetture che ovviamente hanno un limite ben definito. E infatti le differenze che tu vedi sulle griglie sono delle differenze relativamente modeste tra il primo e il ventesimo. Qua sopra ci sono dei secondi. Quindi quello che è stupefacente di questa vettura è come questa vettura riesca via via che tu la interpreti a dare il meglio, sia dal punto di vista delle sensazioni sia dal punto di vista del tempo sul giro. Sicuramente il progetto più profondo, viscerale e impegnativo della mia vita sono state queste vetture, e questa in particolare è la vettura dove io ho espresso tutte quelle che sono le conoscenze di un bambino che è stato portato alle mani quando avevo 4 anni, e da quando io avevo 4 anni, ne ho 52 adesso, penso solo ed esclusivamente alle automobili da corsa. Io ho avuto la fortuna di vedere e di salire sui 908, i 917, i P3, i P4, eccetera, eccetera, quindi perché mio papà ha avuto il suo percorso con le vetture da corsa, mio nonno prima di mio padre, e quindi tutto quello che è la storia della mia famiglia dagli anni 20 per arrivare adesso, che siamo al 2020, quindi 100 anni, io l'ho riassunto in questa vettura.
che non è nata da un disegno, è nata da un'esigenza di voler percepire delle sensazioni che con altre vetture non. Però il punto era, normalmente quando tu hai queste sensazioni però vai piano, invece noi oggi abbiamo dimostrato che le sensazioni ci sono, ma dall'altra parte si riesce anche a fare un tempo di tutto rispetto. Questo è la fine del mio capitolo, perché ho ottenuto quello che volevo. Questa è una vettura che, così com'è, un po' sporca dalla giornata, così rimarrà e non farà più un chilometro.